Possiamo iniziare visto che ci siamo tutti. Grazie ai colleghi della stampa per essere intervenuti per la presentazione di questa quinta edizione della rassegna jazz, che è un nome nel corso del tempo. Adesso parliamo del jazz italiano per le terre del sisma. Ne parliamo questa mattina con il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, con Corrado Bellini, presidente dell'associazione Il Jazz, Angelo Valore, il vicepresidente dell'associazione Il Jazz, Ada Montellani, una delle tre direttrici artistici, tre direttori artistici e presidente dell'associazione Il Jazz va a scuola, e Luciano Linzi, un altro dei direttori artistici, direttore della Casa del Jazz, mentre abbiamo in collegamento, più tardi ci collegheremo con lui, con Simone Graziano, il terzo direttore artistico e presidente dell'associazione Musicisti Italiani di Jazz, e con Paolo Fresu, presidente della Federazione Nazionale Il Jazz Italiano. Ci siamo tutti, possiamo iniziare. Prego, per il sindaco Pierluigi Biondi. Sì, allora, buongiorno. Ah, okay, sì. Microfono. Allora, i microfoni sono stati sanificati, quindi sono acceso. Può parlare. È acceso adesso, non lo so, forse. Eccoci. Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio Ada, Angelo, Corrado e Luciano per la loro presenza qui, anche per la passione che hanno messo in questi mesi per organizzare questa edizione, che sia la quinta edizione, ma di fatto è come se fosse una prima edizione, e non soltanto per le vicende legate naturalmente alle misure di sicurezza che anche in questo caso verranno adottate, ma anche perché c'è un'attesa e una richiesta che richiama alla mente l'entusiasmo della prima volta, ed in realtà questa manifestazione negli anni ha cambiato pelle, non si è mai fermata, è un po' come questa città. Intanto, per la prima volta abbiamo anche il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione Europea per questa manifestazione. Abbiamo, come abbiamo già detto nel corso della conferenza stampa che abbiamo fatto il 30 luglio a Roma, il Comune dell'Aquila ha firmato insieme al presidente della SIAE, il grande Mogol, l'accordo che consente per il prossimo quinquennio di avere a disposizione 300.000 euro frutto delle economie e della donazione che la SIAE fece al Conservatorio Casella, proprio per sostenere questa manifestazione. Quindi gli diamo, diciamo, una prospettiva di continuità che va anche al di là del semplice contributo dato dal Comune. E poi sarà un'edizione molto particolare, perché il sabato coinciderà con la preapertura del Maxi a Palazzo Ardinghelli, come ormai è cosa nota. Fra l'altro, questa edizione si iscrive a pieno titolo nel percorso che abbiamo intrapreso per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura, e non è un caso che Paolo Fresu, che sarà in collegamento dopo, ma anche Ada Montellani, siano due dei tanti autorevoli ed importanti testimonial che hanno voluto metterci la faccia sulla candidatura dell'Aquila. E questo non era una cosa scontata, anche perché concorrono oltre 40 città in Italia, magari qualcuna a cui uno è legato sentimentalmente o professionalmente o d'altro, quindi diciamo è stata fatta anche una scelta precisa e coraggiosa, come è coraggiosa questa città. Lo abbiamo detto tante volte, i cantieri dell'immaginario, 10.000 presenze, 27 giorni di spettacoli di caratura nazionale, la settimana della perdonanza, migliaia di presenze anche lì, tutte in sicurezza, tutte in maniera disciplinata. E se pensate che ieri sera c'è stato quel grande risalto ai Music Awards fatti dall'Arena di Verona, l'Arena di Verona erano, mi sembra, 2600, considerando che all'Aquila abbiamo fatto con circa 1700 persone, da tutta la cifra della grande capacità di questa città ormai di essere un punto di riferimento del panorama nazionale, non solo,
della cultura, dell'arte, della musica, dello spettacolo, dell'intrattenimento. E soprattutto devo dire che più che per i cantieri e per la perdonanza, qui lo sforzo organizzativo è stato importante, perché è una manifestazione diffusa, poi ci diranno meglio tutti i dettagli, quante piazze, quanti artisti, quindi quante necessità di prenotazione, eccetera. Però devo dire anche in questo caso, con l'ausilio del Comune e del dirigente dei Grandi Eventi, Fabio De Paolis, che ringrazio per il supporto che ha dato agli organizzatori, diciamo lì siamo andati in comitato ordine e sicurezza pubblica e prefettura e a primo colpo abbiamo avuto le autorizzazioni. Credo che sarà un weekend di festa per tanti motivi, sarà un weekend di festa consapevole, con l'attenzione a cui io richiamo sempre, ma l'Aquila dimostra che non c'è nessun modo per farla arretrare di fronte al percorso che ha intrapreso. E mi piace sottolineare una cosa, visto che Ada è seduta qui a fianco a me, che c'è stato un rallentamento a causa del Covid, ma con i fondi raccolti l'anno scorso con gli spettacoli della perdonanza che avevamo detto sarebbero stati utilizzati per iniziative in favore dei giovani, una delle iniziative che il Comitato ha deciso di sostenere è appunto il progetto dell'associazione Jazz Va a Scuola insieme alla scuola Dante Alighieri per dare un segnale che l'evento non è solamente l'evento in sé, non è soltanto quei due giorni, quegli articoli sul giornale, magari anche su riviste autorevoli e le pubblicazioni che ne escono fuori, ma è un momento che culmina perché prima e dopo di sé ha un processo di crescita soprattutto dei giovani, quindi non è una cosa estemporanea, non siete dei colonizzatori. Ma siete delle persone che insieme a noi, insieme agli aquilani, fanno crescere la città e io di questo vi ringrazio. Grazie, si sente sì. Buongiorno a tutti anche da parte mia e mi fa piacere sentire queste parole del sindaco che ringrazio ancora moltissimo per la collaborazione a questa manifestazione. La firma del protocollo con SIAE e con il Comune è molto importante, da un lato perché ovviamente si dà una nuova sede al conservatore, dall'altro perché stiamo dando continuità alla manifestazione e proprio in questo momento il maestro Nicolintra, che è stato chiamato dai direttori artistici a partecipare a questa manifestazione, sta facendo il suo progetto con gli studenti del conservatorio, un progetto che sarà poi presentato in Piazza Duomo. Quindi grande momento anche di presenza del jazz italiano con gli studenti che sono qua e con le persone che sono venute all'Aquila per studiare. Sono stati mesi complicati e quindi noi siamo ancora più emozionati ad essere qui oggi. Il lockdown ovviamente 3 mesi ha significato interrompere tutte le attività concertistiche da parte dei nostri soci, 70 soci della nostra associazione di jazz, molti festival sono stati purtroppo annullati perché erano appunto tra marzo e maggio, alcuni sono stati riportati all'estate e alcuni all'autunno. Devo dire che il sistema di festival ha dimostrato grande maturità, ci sono state appunto delle bellissime manifestazioni che nel corso dell'estate e però l'Aquila è un po' una rinascita simbolica anche da parte del nostro sistema perché qui si raduna tutto il sistema di jazz italiano. Da questo punto di vista, come sapete, la manifestazione ha un'attitudine molto corale perché coinvolge, oltre all'Associazione dei Festival, anche l'Associazione dei Musicisti Italiani, l'Associazione delle Etichette di Jazz, l'Associazione dei Jazz Club, l'Associazione Jazz a Scuola e l'Associazione dei Fotografi. E non è un caso se c'è un grosso interesse anche da parte della stampa. E vi ringraziamo. Forse parlo senza microfono perché va e viene, giusto? E quindi c'è un ottimo interesse anche da parte della stampa e vi ringraziamo per la vostra presenza. Abbiamo anche una partnership quest'anno importante con Radio 1 che seguirà con moltissime dirette da 2 giorni della manifestazione. E concludo dicendo che sono grato ovviamente a tutti i sostenitori della manifestazione e anche ai direttori artistici che hanno fatto veramente un ottimo programma.
Nei giorni scorsi è partita la marcia solidale, partita da Camerino, avete visto anche sui social delle immagini bellissime dei marciatori in mezzo alla natura, e anche questo è un grande gesto di generosità, da un lato perché portiamo la musica nei luoghi colpiti dal sisma, dove ancora la ricostruzione in quei luoghi, nelle Marche, nel Lazio è tarda a cominciare, dall'altro perché però ci sono anche dei segni importanti dati anche dalla generosità degli aquilani. Ricordiamo il contributo dato dalla manifestazione alla ricostruzione del teatro di Amatrice, i lavori speriamo si possano concludere l'anno prossimo, allora sarà un'altra grande festa, un successo da parte nostra perché dimostreremo di aver davvero inciso con questa manifestazione sui territori. Infine ci aspettano 3 giorni di grande lavoro. Angelo Valore adesso immagino ci racconterà tutte le difficoltà date appunto dall'emergenza delle normative di sicurezza, però mi piace sottolineare che andiamo avanti non solo grazie alla convenzione, ma domenica sera annunceremo anche i 3 direttori dell'edizione 2021 e quindi siamo qui per guardare avanti e per portare avanti appunto questa bellissima manifestazione. Grazie. Grazie Presidente. Grazie Corrado, solo 2 parole per dire l'aspetto organizzativo. Più delle difficoltà che ormai sono alle nostre spalle, e come ricordava il Sindaco, sono state superate e che attengono attualmente a questo anno particolare, al rispetto totale e rigoroso dei protocolli della normativa sanitaria. Vorrei guardare invece ai numeri, cioè queste 10 diverse piazze su cui si svolgerà ruoli, su cui si svolgerà la manifestazione e 200 circa musicisti invitati. Ma soprattutto vorrei che ci aiutaste a far notare a tutti che nonostante la complessità di questa manifestazione essa si terrà per l'appunto nel più totale rispetto dei protocolli normativa sanitaria. Questo naturalmente ha una sua complessità perché dovete immaginare che oltre ai numeri che ho appena detto che rendono già l'idea della complessità della manifestazione, il fatto che su uno stesso palco si seguano più gruppi e che le prenotazioni siano singole per ogni gruppo comporta che ogni volta il palco va sanificato, le sedie verranno sanificate ogni volta, quindi il pubblico verrà invitato a uscire e rientrare. Questo naturalmente non è una nostra scelta, è inutile che io lo ricordi, però vorrei che ci aiutasse a comunicare che tutto quanto verrà organizzato nel più rigoroso rispetto di quanto è previsto dalla normativa. Detto questo, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale perché ci ha dato davvero un grandissimo supporto. Vorrei ringraziare tutte le componenti, anche la commissione prefettizia di cui ha parlato prima il sindaco, perché devo dire che con il loro grande puntiglio, rigore e attenzione ci hanno chiesto di essere molto precisi, però hanno anche dimostrato a tutti quanti la grande volontà di far tenere questa manifestazione che è unica in Italia. È una manifestazione oltre che grande per i numeri che esprime, per i valori qualitativi artistici sui quali si soffermeranno i direttori artistici, ma è soprattutto unica perché di fatto è un grande appuntamento del jazz italiano e in questi giorni i riflettori di questo nostro ambiente a livello nazionale sono accesi sulla città dell'Aquila. Ecco, questo mi sembra di poter testimoniare che è stato percepito da tutti e tutti quanti hanno dato un grande supporto per la realizzazione di questa manifestazione. Per questo a tutti va il mio senso di gratitudine. Grazie a tutti, cedo la parola ai direttori artisti. Ok, grazie a tutti. Allora, personalmente diciamo io non sono più una straniera, come non lo è il jazz, grazie veramente il sindaco perché ha detto delle parole molto commoventi.
importanti, insomma, per me, perché io ci sono dall'inizio insieme ovviamente agli altri, l'ideazione di questa manifestazione che ormai non è più straniera, il primo anno sicuramente non l'avamo, ma da quell'anno in poi gli abitanti e tutta la città dell'Aquila, ovviamente anche il rapporto con il comune si è intensificato e quindi per noi è veramente un appuntamento irrinunciabile. E per me la prima direzione artistica, sono molto contenta di questa nuova fase, ovviamente Simone Graziano, che poi parlerà anche Luciano, insomma Simone faceva una battuta che leggeva, insomma per sostituire Paolo Credo ci vogliono almeno 3 persone e quindi così mi rubo questa battuta perché ovviamente a parte questo insomma che è la verità, perché Paolo è veramente un turbine di idee. E, però la cosa importante è che ovviamente noi rappresentiamo la federazione che un po' è legittima e è garante di questa manifestazione e quindi ognuno di noi rappresenta una realtà, un'associazione che fa parte afferente alla federazione. Per me è la mia prima direzione artistica e lascio poi a Luciano e a Simone parlare casomai del programma. Io voglio solamente ribadire quello che è stato poi scritto nel libretto. Coraggio e viaggio, queste sono veramente 2 parole importantissime e il viaggio è un po' un viaggio che viene sia dalla marcia solidale e il cammino, insomma un po' quello che dovranno fare tutti gli avventori, tutti gli appassionati che verranno qui ad ascoltare la musica, ma il viaggio e il cammino sono quelle che ogni artista di jazz fa nella propria ricerca in questa musica straordinaria che ci mette continuamente sempre a sfidare noi stessi. È un po' stata una sfida grande, per cui il coraggio, veramente la sfida di pensare solo di replicare quest'anno, forse dovevamo saltarlo quest'anno e andare direttamente al prossimo, ma noi ovviamente abbiamo voluto dare un segnale tra virgolette sociale e politico, cioè la musica e il jazz sono un collante, sono un aggregante, sono un segnale di voler veramente riprendere nella normalità e quindi forse anche meglio di prima, non come prima, quindi questo è veramente l'augurio che ne facciamo e sono veramente contenta del lavoro che abbiamo fatto insieme a Luciano e a Simone perché è stato un lavoro di grande divertimento, grande serietà, grande rispetto e veramente sinergia. E voglio solamente, con questo diciamo chiudo il mio intervento, ovviamente parlare come presidente del Jazz a Scuola, in questo lavoro di costruzione sul territorio, la politica dell'evento è qualcosa che nasce, si esaurisce nell'evento e poi finisce, poi non lascia nulla. Noi in questi 6 anni abbiamo costruito tanto. Il jazz all'Aquila forse 6 anni fa era conosciuto da pochi, adesso è qualcosa che veramente tutti aspettano, una musica che è entrata nelle politiche culturali di questa città e quindi in questa direzione noi dall'anno scorso abbiamo aperto una collaborazione con la Dante Alighieri, già c'eravamo con l'associazione Innati nelle Note e stiamo costruendo un cammino veramente molto importante proprio per sensibilizzare i bambini e dare ovviamente la possibilità di conoscere questa musica che abbiamo scoperto piace molto ai bambini e quindi sia quest'anno ci saranno questi laboratori del Jazz a Scuola con la Dante Alighieri e con Nati nelle Note che veramente riguardano i bambini più piccoli, ma questo lavoro continuerà un anno, quindi questo è un lavoro di costruzione di cui noi siamo veramente orgogliosi e ringraziamo ovviamente il sindaco e il comune per accompagnarci in questo cammino. Grazie. Grazie, anch'io volevo esprimere così una sensazione, un sentimento di grande onore nel poter rivestire assieme ad Ada e Simone quest'anno la carica di direttore artistico di questa manifestazione. Anch'io come Ada sono qui dall'inizio, dalla prima edizione e davvero credo che si possa parlare di un lavoro di seguito, no? Una manifestazione che ha seminato in questi anni, sta facendo costruire un'attenzione, una sensibilità nei confronti di questa musica che ricordiamo e portatrice di valori culturali, sociali, davvero molto importanti. Abbiamo cercato insieme a Dario e Simone, con cui confermo abbiamo lavorato in totale armonia, di mantenere le caratteristiche che hanno permesso questa manifestazione negli anni di affermarsi. Le caratteristiche sono quelle di dare una rappresentazione della scena del jazz italiano la più ampia, la più variegata possibile. In questi anni già anche con il lavoro svolto da Paolo Fresu,
questo è stato l'obiettivo e questo abbiamo mantenuto. Ovviamente quest'anno abbiamo dovuto in qualche modo ridurre le dimensioni proprio per le motivazioni appena accennate da Sindaco e da Angelo, ma crediamo che lo spirito di questa manifestazione sia assolutamente protetto, inalterato e debba essere così. Quindi abbiamo scelto soprattutto di caratterizzare la programmazione di quest'anno con delle produzioni originali. Questo sia il segno forse che in maniera più profonda segna la differenza anche con le edizioni del passato. Quindi dei progetti che sono stati ideati dei musicisti che abbiamo coinvolto appositamente per questa edizione della manifestazione. Cito ovviamente ancora sottolineando quello che ha accennato Corrado, cioè quello del progetto di Enrico Intra che lo vede alla direzione della Big Band del Conservatorio, ma altri sono, altri 3 o 4 sono i progetti speciali che abbiamo davvero immaginato assieme a una serie di musicisti di generazioni e di estrazioni stilistiche anche molto diverse di venire a proporre qui. Progetti speciali che cercano anche di ricordare delle figure dei musicisti che sono ahimè scomparsi in questo ultimo anno difficilissimo, anno anche molto doloroso per questo, non solo in Italia ma anche nel resto del mondo, in America, molti grandissimi musicisti, grandi compositori hanno perso la vita purtroppo. E noi nel nostro piccolo cerchiamo appunto di rendere omaggio a queste figure che hanno caratterizzato lo sviluppo e l'evoluzione della musica jazz nel nostro paese attraverso la propria opera di solisti o di compositori. Un'altra cosa che abbiamo immaginato di fare per dare continuità anche al passato è quella di ricordare con dei premi speciali delle figure storiche, musicisti che ancora sono in attività, fortunatamente, e che hanno in qualche maniera costruito la storia di questa musica nel nostro paese. Ricordo in particolare i pianisti Emilio Tomasi, che sono usati, che purtroppo per motivi di età e di condizioni fisiche non possono essere presenti fisicamente qui, che però ricorderemo appunto con dei filmati ideati e realizzati appositamente. Questi sono musicisti che hanno davvero suonato e deciso di intraprendere la carriera di jazzisti in anni in cui il jazz non era così popolare come è adesso. Fortunatamente questa manifestazione è un'altra manifestazione che sottolinea quanto questa musica non sia più da tempo, da tantissimo tempo, una musica legata a nicchie, no? a piccoli spazi o a piccoli segmenti di pubblico. No, è una musica che è diventata davvero, che ha una platea molto molto ampia e che attrae moltissimi giovani. Questi musicisti però hanno appunto scelto di farlo in anni in cui era davvero molto complicato, quindi ci sembra giusto ricordarlo e celebrarlo adeguatamente. Ci sono altre due figure, e poi chiudo lasciando la parola a Simone e a Paolo, altre due figure che abbiamo pensato di premiare quest'anno. Uno è Franco Faenz, che è un grandissimo critico musicale, è una persona che anche ha aiutato tantissimo la divulgazione del verbo jazzistico nel nostro paese, attraverso il critico musicale, attraverso le sue recensioni, i suoi articoli, tantissimi libri, pubblicazioni, ma quando ancora la RAI dedicava un grande spazio al jazz anche televisivamente e radiofonicamente, ha condotto tantissimi programmi che hanno permesso appunto quest'opera. L'altra figura è Mario Guidi. Mario Guidi è il padre di Giovanni Guidi, uno dei più grandi pianisti di jazz in questo momento, rinomati e rispettati nel mondo. È una figura che invece è una sorta di guida per il jazz italiano, come abbiamo ricordato in questi mesi passati. Era un agente, era un manager, era un produttore, era una figura che comunque nel nostro settore aiutava il jazz italiano a crescere ed ha partecipato in maniera fondamentale anche alla costituzione di federazioni, di associazioni che in questo modo negli ultimi anni hanno permesso al jazz italiano di rendersi più visibile, più importante, di interloquire anche con tutte le istituzioni. Quindi onoreremo Mario Guidi per tutta l'opera che ha anche svolto durante la sua vita e la sua carriera. Vi ringrazio per l'attenzione e do la parola ai prossimi colleghi. Grazie, allora ci colleghiamo con Simone Graziano che è già in linea, lo vediamo, eccoci qui, buongiorno. Sì, scusate, mi sentite? Sì, sì. Sì. Io mi sento, però vado avanti, purtroppo ero un personale di serie, quindi posso essere. Scelgo la
Avanti un progetto al quale teniamo
crediamo sia fatto qualcosa di importante e come dire si acquisti significati di legge proprio perché c'è il coraggio da parte della ripresa e se poi con le difficoltà di distanziamento ovviamente con tutte le regole che saranno totalmente rispettate, ma crediamo che tanto più visto che già staniamo delle terre del sisma per l'Aquila e anche gli altri territori, non dimentichiamo che sulla marcia solidale che in questo momento ci sta muovendo verso l'Aquila, pensiamo che sia veramente molto importante. Quindi l'edizione quest'anno sarà particolarmente coraggiosa, particolarmente intensa e speriamo che ancora avanti in tanti per poterla seguire, nonostante tutti i posti non saranno quelli soli. Come Presidente della Federazione Nazionale del Gese, che lo ricordo, è stata anche sulla scia dell'esperienza aquilana, conserviamo la nostra disponibilità a continuare ad essere al territorio dell'Aquila nella città anche negli anni futuri per poter sviluppare meglio questo progetto. Ricordo anzi che in occasione della conferenza stampa che si è tenuta presso il MIPAC, che è stato firmato anche un protocollo d'intesa tra il Comune dell'Aquila e la SIA e che non e quindi niente, credo ci siano tutti buoni motivi per poter dare anche un futuro lungo una manifestazione alla quale noi crediamo moltissimo, alla quale credo anche gli amministratori aquilani, anche le persone della città. Io attendo di arrivare domani, non vedo l'ora di venire in una città in cui ormai mi sento a casa, come credo anche tutte le persone, Vada, Corrado, Giannini, Angelo, sono le persone che ormai lavorano Grazie Paolo. Beh, ci sono domande dei colleghi? Un po' più a fondo sulla prenotazione, come potrà il pubblico appunto accedere tramite una piattaforma? Come sì, devi accendere il microfono. Sì, la piattaforma scelta è Eventbrite e sono già disponibili link per potersi prenotare singolarmente ad ogni evento. Come ho già detto prima, per poter meglio applicare nella maniera più rigorosa i protocolli della normativa sanitaria attualmente in vigore, si è reso necessario questo meccanismo di far uscire il pubblico e di farlo rientrare, che è stato possibile anche per quella che è la struttura della manifestazione. Come funziona questa manifestazione? Sostanzialmente i gruppi suonano per 30 minuti, dopodiché c'è un cambio palco che normalmente sta intorno ai 20 minuti, 30 minuti. Quindi abbiamo utilizzato l'idea di base di questa manifestazione per poter poi in quei 30 minuti provvedere non solo al cambio palco ma alla triste novità di quest'anno, cioè alla sanificazione sia del palco, perché i lavoratori sul palco devono vedere i propri strumenti sanificati, sia per quel che riguarda l'accesso del pubblico. Devo dire che purtroppo questo spero che si capisca che non dipende assolutamente dalla nostra volontà, i numeri relativi alla prenotazione dei singoli posti sono diminuiti perché non dipendono dal distanziamento sociale richiesto sulle sedie. Sì, quindi diciamo queste grandi manifestazioni estive. Guardi, andiamo, dipende dai posti, ci sono dei posti chiaramente che già sono abbastanza piccoli di per sé, tipo Piazza Santa Margherita dei Gesuiti, detta più famosa come Piazza dei Gesuiti, dove abbiamo circa 40 posti, adesso non credo che sia importante metterli nel dettaglio, sono scritti comunque su Eventbrite, posti di ogni a disposizione. Devo dire che sarebbero andati esauriti in ogni caso, perché questa è una manifestazione che richiama tantissimo pubblico da fuori. Purtroppo a maggior ragione sono esauriti quest'anno perché degli spazi dove dovevano entrare 200 persone, quest'anno ce ne entrano 80. Ma non si può dire totale?
Il totale, glielo posso dire, sono 600 euro a Piazza Duomo, totale è un po' difficile perché per ogni per esempio. No, non sono 1000 posti, sono 1000 posti moltiplicati tutti i concerti. Sono 615 posti in Piazza Duomo, 132, 38, 32, 77, 117, 65, 48, quindi capiamo bene che naturalmente ci sono dei luoghi. Ho fatto quello che, però, per esempio, la casa dello studente, facciamo un esempio, lì c'è un evento unico, i posti a disposizione sono 38, e già per mettere quei 38 posti abbiamo dovuto richiedere l'interruzione del flusso delle auto. È chiaro che lì è un valore simbolico che noi abbiamo attribuito, irrinunciabile oserei dire, di voler fare una manifestazione in quel luogo, di fronte alla casa dello studente, però va presa per quello che è, cioè il valore simbolico di inaugurazione della giornata di domenica. Però lì più di 38 posti non ci si poteva mettere. Quindi diciamo che quest'anno tutta la manifestazione è gratuita e la prenotazione su Eventbrite è gratuita, questa è nella tradizione della manifestazione. Però davvero mi piacerebbe che ci deste una mano a comunicare la complessità di quest'anno. Quindi capisco che ci saranno delle persone deluse che magari già dopo 3 giorni trovano, forse anche meno, in qualche caso trovano tutto quanto esaurito e magari esprimono il proprio disappunto, ma naturalmente non dipende dall'organizzazione. Noi possiamo ridire ancora che saremo molto rigorosi nella tutela di tutti a far sì che a questo meccanismo non si sfugga, cioè noi su questo saremo rigorosi. Purtroppo quest'anno va così, aiutateci a comunicarlo. È un miracolo, mi permetto di dire, che, come ha detto prima Corrado, il jazz sia stato, il mondo del jazz in generale, anche grazie ad alcune sue caratteristiche, sia stato prontissimo a reagire in Italia a questa situazione e a ripresentarsi in maniera quantitativamente, oltre che qualitativamente, quantitativamente importante in momenti in cui è difficile fare le manifestazioni. Qui all'Aquila è un grande miracolo che delle grandi manifestazioni come il Cantiere dell'Immaginario, la Perdonanza, siano, diciamo, riuscite a realizzarsi. Quindi vorrei che si comunicasse il fatto che quest'anno è difficile fare le cose accadono e c'è un grande impegno da parte di tutti. In particolare mi permetto di dire che questa manifestazione in particolare, siccome è caratterizzata dal fatto che il pubblico si alterna per più eventi sullo stesso luogo, ha ancora di più una maggiore complessità. Se volete, a titolo di esempio, posso farvi, per esempio, la street band, che come dice il nome avrebbe dovuto, come ogni anno, girare per la città, abbiamo dovuto trasformarla in un evento stanziale alle 99 cannelle, anch'esso molto simbolico perché accoglierà l'arrivo dei marciatori della marcia solidale. Mi piace dire che io vedo con questo inizio della manifestazione il rinnovarsi di una tradizione di pellegrinaggio di persone che arrivano all'Aquila, in questo caso non per motivi religiosi, anche se per molti Miles Davis e John Coltrane forse hanno anche l'aspetto religioso. Ecco, mi piace fare questa considerazione, questa marcia solidale che arriva, però anche quello, diciamo, abbiamo dovuto poi metterli tutti quanti a sedere, trasformare questa manifestazione che era stata concepita in un altro modo, cioè la street band, tra virgolette, una banda che li accoglie e che poi porta tutti all'interno della città. Qui abbiamo dovuto fare, questo è soltanto uno degli esempi con i quali, diciamo, il progetto ha dovuto in qualche modo adattarsi alle caratteristiche di rispetto della sicurezza. Su questo vorrei dire che però noi saremo molto rigorosi, diciamo, è stato predisposto un apparato importante e quindi ci dispiace che qualcuno potrà restare deluso perché troverà tutto quanto esaurito, ma naturalmente non è una nostra volontà e dovendo scegliere noi siamo chiaramente dalla parte del rispetto, diciamo, della normativa. Sì, voglio aggiungere che molte persone attraverso
attraverso mail, telefonate, partono proprio perché è garantita questa sicurezza. Ecco, questa è una cosa importante, per cui si sentono di poter venire, fare un viaggio anche all'Aquila, perché sanno che comunque è stato organizzato tutto per il meglio, questo penso che sia una cosa molto importante. Comunque Antonella, per rispondere, sulle 8 postazioni all'aperto ci sono 1124. Quel numerino là. Grazie, altre domande? Possiamo chiudere qui, procediamo con le interviste. Grazie Angela Valore, Andrea Ortellari, Andrea Bocchioni, Nicola Robelli, Luciano Linzi e Graziano e Fredo che erano in collegamento. Buon lavoro a tutti, arrivederci. Grazie.